perché ci sarà il premio loro spettacolo. Io specifico anche che per gli uomini hanno il cumulo, viene cumulato il premio degli italiani ai seguenti atleti. Primi 15 sono William Kimball, Rocundo, Elormani, Macchia, Casuselli, Iannone, Pigiano, Calcaterra, Resigno, Masullo, Landi, Del Bue, Barbuscio, Magliano e Martorano. Raffaele Martorano, che mi sa che è andato via, è arrivato 15 una volta che prende un premio, allora, vabbè. Peggio che no, glielo daranno. Italiani sono Elormani, Macchia, Casuselli, Iannone e Pigiano. Quindi al premio di classifica si aggiungerà quello degli italiani, ok? Per... per le donne invece, le prime 10 sono premiate sulle seguenti, sono le prime 3 qui al podio, al palco, sono Mary Emlamashi, Fait Yerotich Kimutai, Palma De Leo, qui al podio per queste 3. Le altre vanno in segreteria, sono Lucia Mitidieri, Cortina Bianco, Carola Barone, Maria Beatrice Ricciardi, Angela Beccari, Brigida Guglielmo e Veglia Maria La Padula. Queste atlete dalla quarta in poi possono andare in segreteria a prendere il premio loro aspettante. A queste si è aggiunto il premio italiano che va alla De Leo, alla Mitidieri, alla Bianco, alla Barone e alla Ricciardi, quindi sono le prime 5 italiane, ripeto, De Leo, Mitidieri, Bianco, Barone e Ricciardi ricevono un ulteriore premio anche come italiane, cumulabile con quello generale. Cortese Masci, Faiti, Iero, Tischibutai e Palma De Leo qui alla metà della medaglia d'arrivo, dove c'è il podio, lo stesso dicasi per William Kibor, Silva Rocundo e Said Elotmani. Allora, eccomi qua. Premiamo i primi 3 uomini, le prime 3 donne. Lo prendo. È andato via di Alice per lasciare la musica. E qui non c'è un cancelletto, io non ce la faccio, qua tutto il giro. Chi vai tu, Matteo? Allora, andiamo ai primi 3 uomini, cortesemente qua vicino a me, grazie. William, Silvan, intanto andiamo a salutare la signora Angela, se la fatta anche lei, accompagnata dagli amici. Vedete qui, al di là del tempo massimo, si aspetta a tutti. Allora, abbiamo con noi, invitarei cortesemente il presidente dell'ANIS Lagonegro, Gaetano Maiorino, che tra l'altro abbiamo avuto mio ospite ieri sera. No, no, aspettate me. Poi il sindaco Domenico Mitidieri, non so se è ancora più in alta compagnia, eccola, ci è lì. Invitiamo anche il vicepresidente provinciale dell'ANIS provinciale Basilicata, Nicola Rocco. Cominciamo con gli uomini perché ha finito prima. Solitamente faccio prima le donne per questione di cavalleria, però visto che hanno finito prima gli uomini, questa volta li facciamo loro, anche perché i due atleti. E, ecco, bravissimo, bravo Matteo, va bene così, lascia così. Allora, cominciamo con il faccio una rovescia, terzo classificato. Terzo classificato viene premiato dal vicepresidente provinciale dell'ANIS provinciale di Basilicata, Nicola Rocco. Signor Nicola Rocco, cortesemente. Vabbè, allora il problema è che abbia solo il cognome, prendiamo comunque un Nicola e prendiamo Nicola Gianmarino.
che sarà a premiare il terzo classificato al terzo posto con il tempo finale di 34 primi e 39 secondi per l'Atletica Reggio ASD Said El Otmani. Viene premiato con una coppa offerta dall'Arbitro Provinciale Basilicata. Pregherei comunque Nicola di rimanere in zona. Invitiamo ora il sindaco Domenico Mitiglieri a premiare il secondo classificato, premio offerto dall'Avis Regione Basilicata. Al secondo posto, the second, con il tempo di 34.38 per la Toscana Atletica Futura, da Ruanda, Silvan Rucundo, the second. Il premio il sindaco della città di Lagonegro, Domenico Mitiglieri. Lui la coppa offerta dall'Avis Regione Basilicata, e ora con una coppa offerta dalla Fidal Basilicata premia Gaetano Maiorino, presidente del gruppo Avis Lagonegro. Al primo posto il re, il nome nuovo dell'Albo d'Oro del gruppo della Coppa Avis alla 27esima edizione, dal Kenya William Kivor. William Kivor, the winner, il vincitore con il tempo finale di 34 primi e 36 secondi. Gara spettacolare per questi tre campioni, onore a tutti e tre, Kenya, Ruanda, Italia. E ora ringraziamo anche questi tre ragazzi, per accomodarsi in segreteria, che riceveranno il premio spettante come primo e secondo classificato. A Said invece andrà anche l'ulteriore premio come primo italiano. Andiamo alla premiazione femminile, ladies and gentlemen, le signorine o le signore, le atlete, per dirla più giusta, come mi hanno chiesto gentilmente, le atlete da premiarsi. Cominciamo dalla terza classificata. Visto che manca il signor Nicola Rocco, sarà di nuovo il signor Nicola Gianmarino, che fa parte del gruppo sportivo ASD Avis Avis Sangue. Io preferivo il vino, comunque adesso arriva. No, con freddo che fa un po' di... Va bene, dai, mi fa... Nicola, non stai mica buono. Vino pure tu. Allora, se ci fate il piacere di rimanere, per noi è un piacere, ci sarà il pasta party fra qualche minuto. Dove? In mezzo al campo? Come qua? Ecco qua. Qua. Va bene, dai, a parte le battute, con un buon bicchiere di vino, basta, mi fate ubriacare. Andiamo alla premiazione femminile, signori. Terza classificata, ma prima italiana, con tempo finale di 41 primi e 10 secondi per il gruppo sportivo Lamar di Lucca, Palma De Leo. Adesso ho capito perché era un po' che non la vedevo correre, era impegnata a produrre. Complimenti, guarda che bella cretina che ha. Allora, lei viene premiata da Nicola Gianmarino, coppa offerta dalla famiglia Oliva. No, chiedo scusa, è la coppa offerta del gruppo Avis Lagonegro, pardon. E mi hanno tutto scritto in piccolo per cambiare spazio. E allora, siamo alla seconda classificata. Invito la dottoressa Giuseppina Mirati, cortesemente, per essere in nostra compagnia. Ah, eccola qui con noi, grazie. Buonasera a lei, grazie per essere in nostra compagnia. Lei premierà la seconda classificata ed è un'atleta che viene dal Kenya, giovanissima. Si chiama Yerotich Fait Kimutai, the second, from Kenya. Eccola qui, è un po' infreddolita, perché ha detto che è abituata ai 40 gradi, ai 45 del Kenya, ma qua... Lei ha chiuso con il tempo finale di 40 minuti e 51 secondi. Il nome nuovo della gara femminile, signori, verrà premiata, dal dottor Vincenzo Caputi, famiglia Caputi, che ha offerto la coppa. Ecco qui il dottor Caputi, grazie per essere con noi.
Lei premia la vincitrice, nome nuovo, e atleta magrebina, una delle protagoniste di tante gare in Italia. Signori, al primo posto Meriem Lamasci. Lei corre per il colore della SD Finanza Sport e ha chiuso in 39 primi e 23 secondi. Ricordo alle ragazze, le prime 5 italiane, prime 10 vengono premiate in segreteria, ovviamente ci sono molti premi. Le prime 5 italiane hanno questo premio ulteriore cumulabile, sono la De Leo, la Vitidieri, la Bianco, la Barone e la Ricciardi. Le altre invece, fino alla decima, che è la Padula, vengono premiate anche loro in segreteria. Ah, la famosa sottoscrizione a premi, che se la chiamo lotteria, ma arriva la Guardia di Finanza. Aspetta, Nicola? Pardon. In questi giorni che precedevano la gara, nella giornata di oggi, sono stati venduti dei biglietti, biglietti che vanno a una sottoscrizione a premi. Io saluto il sindaco Mitidieri, mi scusi, sono un po' infreddolito, la ringrazio perché mi sono un po' rinfrescato. Signora, tutti grazie, molto gentile essere con noi, buon rientro, grazie. Allora, abbiamo questa sottoscrizione a premi, ci sono dei premi, chi ha comprato i biglietti, lei li ha comprati, non li ha visti? Non sapeva niente, per forza, è arrivato qua all'ultimo secondo. La saluto anche lei, la ringrazio. Lei è un donatore di sangue, Avis. Complimenti. Io non posso dire qual è il mio gruppo sanguigno se non mi assalgono, perché è un gruppo di quelli rari che lo chiedono sempre. E mi sono offerto ancora la prima volta, mi offrì quando ci fu la bomba famosa a Bologna il 2 agosto. E da allora il gruppo 0 era H negativo. Io ci mettiamo d'accordo, perché abbiamo bisogno solo di lei, eh? Sto scherzando ovviamente, no, scherzando mica tanto, perché è vero la cosa. Noi siamo succubi di questo nostro gruppo che possiamo dare a tutti, ma possiamo riceverlo solo da chi ce l'ha uguale al nostro. E allora, Nicola Giammarino ha predisposto, no Nicola, è uno dei suoi collaboratori, qui ci sono dei numerini qua dentro, ma come che ci vuole qualcuno che scriva però. Ah, c'è già i numerini nel biglietto. Io devo stare qua perché mi fisca la cassa. Ci vuole una mano innocente. Oddio. Lei è innocente? Addio, una volta. Allora, lei uno solo, e mescoli bene. Non pigliare quello di tua mamma, mi raccomando. Guardi che se tiro su quello del suo gruppo familiare non è valido, eh? La signorina che si chiama? Aurora. Aurora, ah che bel nome. Dopo facciamo, le metto su una canzone di Ramazzotti, eh? L'Aurora. Questo premio, che premio corrisponde? Un buon acquisto di... No, allora la mia proposta è questa. Se ti levate più piccolo era ancora più facile da leggere, simpaticissimo. È un buono d'acquisto da 25 euro per libri. Parliamo di libri, ragazzi, ci agitano un po', perché manca un mese, poco più. Ha vinto Cavallo Rosa, dell'ospedale di Lago Negro, numero 436, che voi lo tiene lei, la segretaria del Coavis, signorina Aurora. Estraggo un altro numero, speriamo un po', vediamo chi sarà il fortunato. Lei apre perché sono congelato, fa pure rima. Un buono benzina da 50 euro, quello che costa. Allora, Luglio Pierangelo di radiologia.
al lago di Lago Negro. Questo è tutto all'ospedale, glielo venuto. Terzo premio, che consiste in un manufatto artigianale offerto dagli originali di Francesca Maiano. Ah, però complimenti, grazie. Impegnati. Allora, cosa hai trovato? Cosa c'è? Un nuovo telefono con un fidanzato nuovo? No, è tre ore che ha la mano lì dentro. Sono congelato, non ghiacciato. Grazie a voi. Allora, Claudio Carbone di Lago Negro ha vinto questo premio artista. Perfetto. Andiamo al secondo premio, che consiste una scacchiera in legno ed onice. In legno e onice. No, l'anice, quello che si beve, no, l'anice. Peccato. Il fortunato vincitore del secondo premio è il signor Vincenzo Palazzo della Regione Basilicata. Non la mia, Emilia Romagna, no. Dio che vinca, gioca, spendono qui. Qui prendono, anche chi spendono. L'ultimo premio invece. Un buono viaggio dal valore di 400 euro. Oh! Se uno va a Scalea gli danno anche il resto, spende poco, ma poi vicino. No, chi ha vinto? Luigi Cosentino della Regione. E vabbè, signori, hanno comprato i biglietti, è giusto che tutti hanno diritto in maniera equa. Bene, Luigi Cosentino della Regione, lavora in Regione. Bene, abbiamo completato anche questa parte. Io credo a questo punto che a nome del gruppo sportivo ASD Avis Sangue, se no la Marina mi sgrida, di Lago Negro, abbiamo completato questa serata. Ci sarà il pasta party tra poco, che vorrà rimanere ancora qui in compagnia, nostra compagnia. Adesso noi cogliamo l'occasione per ringraziare i partecipanti, soprattutto chi ha corso, i familiari, gli amici che sono venuti a vederci, i sponsor, i partner della manifestazione, grazie anche alla regia, dello sponsor tecnico, grazie alla prima volta della Maisdam qui, nostra compagnia, che ha fatto un ottimo lavoro di servizio cronometraggio. È una novità anche questa, il chip al piede, che aiuta molto anche il gruppo giudici gara, anche a loro va il nostro ringraziamento per la collaborazione. Direi che a nome del gruppo sportivo Avis Lago Negro è veramente tutto, grazie per la cortese attenzione, arrivederci al prossimo anno, sarà credo il 14 di agosto, di sabato, c'è la vigilia di Ferragosto al 90% per avere più partecipanti, sarà di nuovo credo qui allo stadio comunale Rossi di Lago Negro e dalle ultime notizie sembra che il concerto sarà la stessa sera della gara, tutto qui allo stadio, così speriamo. Però mi raccomando, fate una lettera scritta lassù, perché se viene ancora un freddo così io vengo con la mi porto il plaid, mi porto tutto, il piumino, gli stivali. No, ci impegniamo, siamo morti dal caldo fino a ieri, vabbè, ci voleva, l'Italia aveva bisogno di un po' d'acqua, un po' di fresco, basta così però, sennò ci rovina le ferie, le vacanze. Io credo che sia veramente tutto, ringrazio la signora Nicoletta che ieri sera mi ha accompagnato nella premiazione, anche a Filippo Graziani, devo dire anch'io un bellissimo concerto, meritava questa nostra attenzione, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e al gruppo e coloro che ci hanno seguito. Buona serata a tutti, visto l'orario, anche buon appetito. Ciao e grazie.